No, è una mia ipotesi, ovvio. Tipo Ghedi, Ghedi magari anche, le basi militari NATO. Sì, ma ci sono parecchie basi NATO e parecchie basi militari italiane che vengono messe a disposizione, perché noi siamo ormai una colonia statunitense, ma dalla fine della Seconda Guerra Mondiale non siamo mai più stati liberi. Le votazioni sono state truccate dalla CIA e così via, insomma è inutile star qui a rimangare il passato, pensiamo al futuro. Sì, altra domanda? Io, la mia, una breve, è venuta in questo momento. Tu hai detto che le analisi possono essere fatte a terra, analizzando i terreni, le acque. Sì, ma in cielo è possibile catturare questo? Sì, dovresti scapparci appresso con... Vabbè, con ma secondo me il problema ormai è conosciuto, cioè è sempre una minoranza, però siccome ormai lo conosciamo in qualche maniera, almeno una minoranza lo conosce, se è possibile, so che lei è una domanda che pongo, se è possibile catturarlo in aria quando avete la concentrazione, cioè un'analisi più dettagliata, visto che non riusciamo ancora a farci dare le botti? Io credo che sarebbe possibile, come no. Però bisogna vedere se ti fanno correre appresso con un elicottero che con una fantomatica rete raccolga questi eventuali lasciti pericolosissimi da poter analizzare con qualsiasi laboratorio in Italia. Nel lontano 1945 io fui sospeso nel mio primo liceo. Perché avevo... liceo classico scientifico? Pardon? Liceo classico scientifico? Liceo classico. E nella mia città non c'era lo scientifico. Fui sospeso perché si parlava di demografia, dell'aumento della popolazione, perché proposi che uno dei metodi più efficaci poteva essere il preservativo. Io avevo letto Malthus. Le dirò che io ero fermamente convinto, e lo sono tuttora, che la popolazione del globo non può aumentare all'infinito, perché non è possibile sopravvivere con una popolazione così grande. Allora mi chiedo, queste scie chimiche di cui lei ci ha parlato, io non sapevo che erano chimiche, io sono un medico dell'aeronautica, ero medico militare dell'aeronautica, ho lavorato da Mendola e anche fuori, e queste scie dice che praticamente servono per dimezzare, per diminuire, per depopulation, come dice Americani, serve anche per l'arte, perché aumenta la trasmissione. Lei dice, insiste, fa vedere che su ambito globale. Sì. Allora, punto interrogativo, anche la Spectre di cui lei ha parlato, io la chiamo Spectre perché mi ha dato l'idea di una Spectre, anche la Spectre dovrebbe subire questa depopulation. C'è un punto interrogativo, c'è una contraddizione. Cioè mi stai dicendo la stessa osservazione che mi fanno i miei colleghi quando gli parlo dell'alto abbattimento dell'equatore da parte degli americani, loro mi dicono, ma come gli americani fanno una cosa del genere? Questi sono immuni dalle scie chimiche, attenzione. Hanno gli antidoti anche per qualsiasi tipo di tumore, non ce l'hanno detto, oggi ci continuano a dire, finanzia la ricerca contro il tumore. Ma io dico, ci sono già tutte le cure contro il tumore, non ce lo dicono. Però guai a chi trova il risultato vero. Ma io dico un'altra cosa, si può diminuire, dimezzare la popolazione, ma c'è un altro sistema più semplice, sì. molto più semplice, la guerra è stato per secoli. Sì, ma non puoi, questo ma... è il sistema. Sì, ma non puoi, d'altro canto sarebbe più legale, io direi sarebbe più legale. Sì, si apre una guerra, un conflitto mondiale. Come ti chiami? Io mi chiamo Mario De Palma. Mario, non puoi fare la guerra in Europa, non puoi attaccare la Russia, non puoi attaccare la Cina. C'è un mezzo più sottile per lo spopolamento mondiale. È questo. E anche non si è attaccato e distrutto quasi il Giappone? Non si è attaccato il Giappone, si sarebbe potuto distruggere mandando 4-5
bombe atomiche? Perché non si può fare? Perché non si può fare più? E poi si sa che allora, e perché poi questo non si può fare e si può, inquinare il globo? Inquinare più silenzioso e dando delle falsità, ma quello non è che puoi. Cioè, allora, che cosa è successo durante la guerra in Vietnam? Ti rispondo in questo modo. Come del resto fanno andare le Big Dang, che ne abbiamo parlato stamattina, IRS, problema, reazione e soluzione. Non puoi attaccare l'Afghanistan se non c'è un casus belli che ti crei ad hoc, è ovvio, perché altrimenti ti succede come nel Vietnam, che un milione di studenti universitari americani si stendono sulle piste di atterraggio di secondo degli aerei militari e non puoi, la polizia americana non può sparare sui giovani americani, li deve prendere uno per uno e toglierli dalla pista di atterraggio di decollo. Se invece ti autoabbatti le due torri e dici che è stato Bin Laden, che tra l'altro mi sembra molto strano che il più grande servizio segreto del mondo, che sta anche sulla Luna e su Marte, non riesca a trovare Bin Laden. E mi sembra molto strano come a Shabalabad, che è stata a Sassuolo, non si trovava un pezzo di mattone in piedi ed è stata ritrovata una cassetta integra in cui Bin Laden dice: ho attaccato io le due torri. Punto interrogativo, false flag di cui ha parlato questa mattina Solange Manfredi. Non dobbiamo farci più ingannare. Cioè, in questo modo, che cosa è successo? Che gli americani hanno detto: gliela dobbiamo far pagare, siamo disposti a dare una nuova generazione per fargliela pagare a questi sporchi musulmani. E così è successo. E così sta succedendo, adesso succederà con l'Iran, ma non avete capito che tra poco attaccheranno l'Iran? Chi è che c'è? Alzate tutte le mani, che almeno vi divido uno, due. Sì, io volevo chiedere una cosa personale, no? Cioè, sicuramente questi sono eventi, informazioni che ci schiacciano, rispetto alle quali ci poniamo domande su come lottare collettivamente. Però mi piacerebbe tornare a casa sapendo che ho un'arma io per difendermi da queste cattive vibrazioni, no? Sapendo anche che con questo accenno che hai fatto ai corsi di canto armonico, mi domando se questo sia possibile. È un palliativo, ovvio, il canto armonico, però esiste già, grazie di avermelo ricordato, perché sono molte le cose che avevo detto, un milione di cose, che sto dicendo solo 10. Allora, che cosa ha notato la NASA? Che gli astronauti che andavano di fuori dell'atmosfera, nei voli e nei laboratori orbitanti intorno alla Terra, incominciavano a diventare deboli sotto tutti i punti di vista, erano stressati, nervosi, prendevano ogni tipo di malattia, diventavano aggressivi. Che cosa hanno scoperto? Hanno scoperto che al di fuori, appunto, della ionosfera e della magnetosfera, in questi laboratori orbitanti non c'è più la risonanza Schumann della Terra. Che cosa hanno fatto? L'hanno ricreata artificialmente. E questi stanno benissimo adesso. 7,83 contenti, cantano, ascoltano le trasmissioni radio e così via. Insomma, sono felicissimi, non recano più una malattia e così via. Quindi attenzione, vedete, Hart, influendo sulla risonanza della Terra, ti provoca. È ovvio che il canto armonico serve, ma è un palliativo, è come dire: vado a scuola da un insegnante illuminato che mi chiarisce un po' le idee, ma dall'insegnante ci sono due ore, poi vado a casa e c'è la televisione che mi rincoglionisce per 24 ore su 24. La lotta è invari. Dovrebbero essere i professori illuminati o le persone che hanno capito come va questo mondo, che dovrebbero stare 24 ore su 24 a confronto e ad informare la nuova generazione, ma non lo si fa. O i giornalisti liberi. O i giornalisti liberi, ma non esistono più. Non esistono più,